Mancano troppe partite per dire che possiamo puntare alla promozione diretta. Stiamo facendo abbastanza bene, però dobbiamo stare con i piedi per terra e come ho detto prima mancano troppe partite. Siamo una buona squadra, secondo me quando saremo al completo, comunque fino ad oggi ci è mancato sempre qualcuno, secondo me possiamo considerarci anche la squadra più forte del campionato di Serie B, ma purtroppo non siamo mai stati al completo, quindi per me è ancora troppo presto, anche la classifica non dice nulla. Per me il momento importante è marzo, cioè, no, aprile, allora lì comincerò a guardare la classifica, ma adesso penso che non conta nulla. Certo fa piacere, ma non conta nulla. Penso che il Novara abbia creato, sì, come ha detto lei, tante occasioni. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, siamo stati bravi, soprattutto sul primo palo abbiamo fatto una grandissima azione, secondo me, di contropiede, e poi penso che ci siamo divisi bene e abbiamo portato a casa i 2 punti. Parliamo anche del famoso tridente, che è stato provato un po' lunedì. Dal tuo punto di vista si può mettere in pratica come una difesa 4 o come una difesa 3? Questa è una bella domanda, è una domanda più che dovete fare. No, penso che una volta che per giocare in quel modo, secondo me, mi sembra che l'ha detto anche il mister, dobbiamo stare tutti quanti bene al 100%. E penso che ancora non lo siamo, perché Daniele ancora non sta in condizioni proprio al 100%. Poi una volta che tutti quanti stanno bene, il mister che deve scegliere, sono problemi suoi, insomma. Però sì, sicuramente è capitato. Il campionato, secondo me, dall'inizio è migliorato tantissimo. Infatti l'ha preso l'Udinese, insomma. Adesso penso che deve stare tranquillo, sereno, e quando gli capita l'occasione deve dimostrare il suo valore. Però io lo vedo migliorato tantissimo. Qual è il giocatore che ti ha impressionato di più? Tutta la squadra, magari la diari, magari i soliti noti che non ti aspettavi. In Libre, secondo me, io non pensavo fosse così forte, insomma. Ha delle qualità. Il prossimo momento deve avere continuità, secondo me. Se c'è continuità diventa fenomeno.